Oggi vedrai come regolare la durata di qualsiasi soundtrack in modo veloce e perfetto. Immagina di dover mettere una soundtrack di 2 minuti in un video che ne dura 10. Come fai? Duplichi forse la clip tante volte e metti delle dissolvenze nella speranza che vada tutto bene? Beh sì, puoi farlo, ma con Adobe Audition puoi allungare o accorciare una qualsiasi soundtrack per farla durare esattamente quanto vuoi tu. Non sentirai nessuno stacco indesiderato. Scommettiamo? Iniziamo subito! Se ti trovi su Premiere Pro, seleziona la soundtrack del tuo progetto e vai nel menu Modifica, Modifica in Adobe Audition, Clip. In questo modo il singolo elemento verrà aggiunto in Adobe Audition. In alternativa, puoi fare clic destro e selezionare Modifica clip in Adobe Audition. A questo punto vai nel menu File, Nuovo, Sessione multitraccia e al suo interno aggiungi il file desiderato. Ma torniamo un attimo indietro. Per fare prima, infatti, puoi fare clic destro sul file e selezionare la voce Inserisci in multitraccia, Nuova sessione multitraccia. Quindi digita un nome identificativo e salvala dove preferisci. La sessione multitraccia ti permette di allungare o accorciare la tua soundtrack preferita. Se selezioni la clip, infatti, e vai nel pannello Proprietà, noterai il bottone con su scritto Attivare Mix. Dopo averlo cliccato, Audition ne elaborerà i dati. E adesso puoi impostare la durata che vuoi. Sul serio! Ad esempio, io la allungherò di un paio di minuti. Vedrai che nella timeline sono comparse diverse segmentazioni. Queste rappresentano i punti in cui la soundtrack è stata remixata e se avvii la riproduzione sentirai un unico flusso musicale. Fantastico! Ora, per riportarla su Premiere Pro, vai nel menu File, Esporta, Esporta per Adobe Premiere Pro. Verrà dunque generato un file XML, del quale dovrai scegliere un nome e la posizione in cui salvarlo. Assicurati che questa opzione sia attiva e premi Esporta. A questo punto Premiere Pro dovrebbe chiederti se vuoi posizionare la soundtrack in una nuova traccia audio oppure in una di quelle già esistenti. Io solitamente ne creo una nuova e do ok. Non ti resta che spegnere la vecchia soundtrack e il gioco è fatto. Come vedi, la procedura è molto veloce. L'unico svantaggio è che solo dopo aver elaborato il tuo progetto avrai un'idea della sua durata complessiva. Comunque, se ti stai domandando come lavorare al meglio con Premiere Pro, puoi guardare il corso base che ho realizzato, nel quale ti spiego come realizzare un video dall'inizio alla fine. Se invece vuoi realizzare delle animazioni di alta qualità su After Effects, puoi dare un'occhiata al tutorial dove ti parlo dell'editor grafico. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!